Benvenuti a Orobie Extra. Con l'assessorato alla cultura del comune di Bergamo, Orobie ha organizzato la mostra Segni e Sogni d'Alpe, Passione, Orgoglio e Resilienza, che è allestita a Palazzo della Ragione in Città Alta. Purtroppo la mostra, che era stata inaugurata il 21 febbraio, è stata aperta per poco tempo a causa delle emergenze legate al coronavirus. Però vogliamo comunque portarvi dei contributi per approfondire quanto noi insieme al Comune avevamo pensato a partire dalla nomina, dal riconoscimento dell'UNESCO a Bergamo Città Creativa per la gastronomia con le sue valli, a quello che noi avevamo pensato proprio per mostrarvi, per rendervi evidente il rapporto tra la città e le sue valli e per da un lato valorizzare e ringraziare il contributo di tanti allevatori, di tanti agricoltori che hanno disegnato le nostre montagne con gli alpeggi, con la loro presenza e quanto invece fanno i giovani oggi per continuare questa esperienza creando eccellenze della gastronomia. In mostra ci sono 70 fotografie del nostro fotografo Marco Mazzolini e ci sono poi i contributi dal punto di vista del territorio, della cultura, della storia di Roberto Mantovani, che è giornalista e storico dell'alpinismo, e del professor Renardo Ferlinghetti, che è professore di geografia all'Università di Bergamo. Sentiamoli in questa intervista. Beh, sì, in un certo senso sì, perché ma le foto stesse invitano all'indagine. Noi naturalmente abbiamo dibattuto su cosa scrivere, come corredare questa mostra, che tipo di testi realizzare e ovviamente ci siamo interrogati su quello che poteva essere l'origine dell'alpeggio, perché tutti sappiamo che è antico, ma quanto è antico? Beh, sono state fatte delle ricerche sul tema, sono 130 anni che si cercano i documenti di affido delle concessioni d'alpeggio. Ci sono stati degli studiosi importanti come Enrico Rizzi, che è studioso dei Valser, ma come Annibale Salsa, per esempio antropologo, e beh, sembra che i primi documenti di concessione di alpeggi in alta montagna, ma davvero in alta montagna, datino intorno al 1000. Grosso modo quello è il periodo, che è anche il periodo in cui viene ruralizzata la montagna, parte un grande progetto colonico che trasforma il volto della montagna. Diciamo che l'undicesimo secolo, l'anno 1000, è la discriminante tra il prima e il dopo, tra la montagna che è ancora selva e deserto alpino e la montagna che tende progressivamente a diventare un giardino, tende a diventare un modello agricolo diverso da quello della pianura. E l'alpeggio è uno dei perni di questa civilizzazione portata in alta montagna ed è costruito su un modello di ruralità totalmente diverso da quello della pianura. Sfrutta le caratteristiche della montagna, le fasce altitudinali, i versanti, insomma in maniera assolutamente sapiente. Quale messaggio emerge da questa mostra di Marco Mazzolini, da queste immagini di paesaggi e di volti della civiltà alpina? Beh, che bisogna tornare a guardare la montagna non semplicemente indulgendo all'aspetto estetico, senza estetizzazioni, ma provare a leggere la montagna come luogo di civiltà, come scrigno di civiltà. Ed effettivamente la montagna è stata per secoli un luogo privilegiato in cui, a differenza delle pianure, si poteva vivere in maniera diversa, in maniera libera e come dire, con un orizzonte di senso totalmente diverso, in cui l'uomo poteva davvero esprimersi. Il titolo è estremamente significativo, Segni e Sogni. I segni che sono rappresentati in questa mostra sono i segni lasciati dalle generazioni umane sul territorio, però non devono essere visti come segni che si appoggiano a una natura inerte, ma sono segni frutto di una coevoluzione, cioè di un cammino reciproco di formazione di questi contesti fra l'uomo e la natura. Naturalmente questa formazione ha creato quello che noi vediamo oggi, il paesaggio montano, che quindi deve essere visto come un paesaggio costruito, come è costruito tutto ciò che è intorno a noi, i supermercati, le case, le strade. Però è una costruzione che si caratterizza per grandi valori di bellezza, di funzionalità economica ed ecosistemica e anche di valori estetici. Naturalmente questo concetto della
pianura, scusate, la montagna costruita è un concetto difficile a volte da acquisire, ci piace più l'idea che la natura e la montagna sia natura incontaminata. Questo però ci condiziona molto, perché allora il nostro agire sociale, collettivo, fa sì che in montagna non si possa fare nulla perché si contamina. Invece dobbiamo continuare a costruire la montagna, però con questi esiti alti, sapendo che le nostre montagne, le montagne delle valli bergamasche, lombarde, ma anche di alcune parti della Valtellina o la Val Sassina, sono montagne particolari che rispetto al resto dell'arco alpino hanno visto fiorire al loro interno centri che hanno dato origine a quella che si può definire la metromontagna, cioè una montagna città in cui, date le difficoltà dei fondovalle e dei versanti, si sono creati centri che si sono specializzati per la lavorazione del ferro, pensiamo a Gromo, del Pannolana, Gandino, Clusone, che hanno generato però un'alta cultura, perché il surplus economico generava poi gli atelier d'arte, i letterati, quei Tasso, quei Palma, il Vecchio, il Giovane, i Fantoni o altri autori che noi conosciamo. Questo allora ci porta al secondo termine, non solo capire che la montagna è un paesaggio costruito e che va ancora costruito con l'azione dell'uomo, e che la montagna fra l'altro ha avuto un grosso rapporto anche nella costruzione della pianura, anche se questo tema ci sfugge forse ancora di più, ma che la montagna per essere viva deve tornare a essere, ecco il sogno, una metromontagna, cioè dobbiamo riportare nella montagna delle funzioni alte di sviluppo, ma di sviluppo che oggi diremmo sostenibili, che possono mantenere il presidio, la presenza dell'uomo e generare quella qualità di paesaggio e di ambiente che le montagne storiche ci hanno dato. E il riconoscimento UNESCO di Bergamo, città creativa per la CISL Valley, è un po' il recupero di questa dimensione, di una montagna città che però trova una sua sintesi con la natura, ecco che allora il CIS diventa il segno dell'attività dell'uomo, vale il contesto naturale che insieme però devono trovare nuove dimensioni, e anche l'uso dell'inglese per certi aspetti è significativo di questa internazionalizzazione che però ha radici profonde, ha radici in questo paesaggio che Mazzoleni ci presenta, che vanno viste come il filo, il capo di percorsi che poi dietro ci devono portare a questa attenzione, a questo recupero di questa cultura dei luoghi, che forse è l'unico modo per leggere in modo adeguato quello che questi scatti ci illustrano. In occasione della mostra, MoMA Comunicazione ha realizzato una video intervista a Daniel Moioli dell'azienda agricola Cornalì, la testimonianza di un giovane allevatore che è visibile appunto nella mostra e che noi vi proponiamo qui per esteso. Da bambino andavo in montagna a fare delle semplici passeggiate, ma il mio obiettivo era sempre quello di andare a vedere le mandrie, gli alpeggi, le baite, tutto ciò che riguarda la vita dell'alpeggio. Magari tante volte deviavo il sentiero, andavo attraverso pascoli per andare a cercare, andare vicino a vedere queste mandrie. La cosa che mi colpiva molto era la mungitura all'aperto, questa è una cosa che mi ha sempre affascinato. Ho frequentato l'istituto agrario e mi sono diplomato come agrotecnico dopo 5 anni. Io ho intrapreso le basi dell'agricoltura, dell'allevamento e della caseificazione, per poi andare a lavorare negli alpeggi l'estate. 4 anni l'ho fatti in Trentino Alto Adige, poi 2 anni in Svizzera, 2 anni fino adesso in Valle Brambana. Per poi arrivare a una decisione. Ho dovuto impuntarmi, perché partire da zero non è semplice. Ho cercato ovunque che avesse una stalla per mettere i miei animali. Ho acquistato i miei primi 2 capi 2 anni fa. Ho trovato queste bravissime persone che mi hanno detto sì, metti qua pure le vacche. Mi hanno dato anche il posto per far formaggio. E questo è appunto un buon inizio. A San Vito c'erano molti terreni che andavano all'abbandono, il bosco avanzava perché non c'era più, diciamo, uno scopo di tagliare questi prati. Rintrodurre questo tipo di allevamento, questo tipo di agricoltura, permette di dare da mangiare i miei animali e poi io trarne reddito da ciò che produco, per dire il latte e il formaggio. Il mio tipo di allevamento comprende molto pascolo,
faccio all'incirca 8 mesi all'anno di pascolo all'aperto, dove le vacche mangiano l'erba. L'ho sempre chiamata un'avventura io, l'inizio del pascolo. Un'avventura perché c'è un susseguirsi di episodi, quali transumanze. Qui nel fondovalle faccio tre frazioni, per poi andare in alpeggio l'estate. Non va sempre bene. C'è il giorno che c'è bel tempo, c'è il sole, ma c'è anche giorni che ci sono le tempeste, e la tempesta in alpeggio non è come qua, è brutta. È tutto un susseguirsi di avventure, ecco, e io appunto la chiamo così. Per poi concludere il mio periodo di pascolo verso fine novembre. Il giorno in cui arrivano poi in alpeggio, verso la metà giugno, è un giorno dei più belli, perché lì si mischiano tanti animali di vari proprietari, e appunto sei abituato a vedere le tue 10 vacche fuori al pascolo, per poi andare a vedere questo, che sono, per dire, quasi 100 animali tutti insieme. Primo giorno è sempre pieno di cose da fare. Si dice che il primo dì de malga non si fa ormai. Le giornate in alpeggio sono appunto scandite da diversi rumori, quali, per dire, quello che sovrana è il suono dei campanacci. Poi c'è lo scorrere dei torrenti. Non ho paura di ritagliarmi una vita ai margini della società, perché sicuramente, avendo passione in quello che faccio, dall'allevamento delle vacche a far formaggio mi ha sempre appassionato. Sicuramente si fanno dei sacrifici, però alla fine c'è molta soddisfazione. Il mio amico mi diceva un detto, che le maestà sotto al cul di una vacca che sotto al padrù, che vuol dire che è meglio star sotto una vacca a mungerla che sotto il datore di lavoro. Siamo obbligati a fare uso della tecnologia, perché introducendo registri elettronici di stalla siamo dovuti anche noi entrare in quel mondo della tecnologia. Non è un mondo che mi appassiona sinceramente, però bisogna cercare di stare al passo coi tempi, anche se tante volte è fin troppo, e ha fatto sì che molti agricoltori magari di età più avanzata hanno smesso appunto per questo, perché è una cosa impensabile che uno di 80 anni vada su un computer a registrare il vitello che sta vendendo. La mia azienda è molto giovane, però è fondata ancora su antichi principi, quali la valorizzazione del territorio, degli animali e di produrre formaggio tradizionale. Faccio la formagella, che è un formaggio a pasta semicotta, che è un'unione di due munte, latte della sera con latte della mattina. Viene coagulato il latte, rotto a dimensione di mais, per poi fatto appunto una semicottura. Poi invece faccio lo stracchino a munta calda, molto tipico delle nostre zone, ha un sapore più accentuato. Quando un cliente apprezza il mio formaggio mi sento appagato. Fare agricoltura e allevamento sul territorio significa mantenere il patrimonio paesaggistico agricolo locale, sfruttando ciò che ci dà il territorio. Nel mio caso è la produzione di foraggi per alimentare il bestiame. Quindi con lo sfalcio dei prati e un pascolo ben gestito si contrasta l'avanzamento del bosco, per poi portare successivamente la sostanza organica sotto forma di letame al terreno, per non impoverire la terra. Il mio futuro lo vedo a fare questo lavoro. Quindi lasciatemelo fare, che penso di fare un bene comune per tutti, e io sono soddisfatto.
Dimmi, Lina. Vai, che te, per mai ah, Shobet. Fatta un attimo, dai che hanno finito le riprese, va bene? Hanno finito un attimo le riprese, o te ancora Shobet, Shobet. Per me, sde o no? Non va per me, sde. Ah, buono, e dopo te do, adesso le pre, va bene, va bene. Osti, si potrebbe fare una riprese con la signora, dai. Ah, si potrebbe, no? Con la signora, che ringraziarla, no, con la ripresa. Un attimo, no? Sì. Signora, Lina! Aspetta, aspetta, facciamo così. E proprio per portarvi a casa le nostre bellezze ci colleghiamo con Cristian Riva, che è fotografo di Orobi e amico del sito sin dalla prima ora, dall'inizio del sito. Troviamo le tue immagini, o immagini di montagna, di città, di collina, non trascuri proprio niente, di sport. Cristian, raccontaci Cristina. Un po' che cosa ti piace di più fotografare. Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti, è un piacere ospitarvi qui. Questo piccolo angolo che ho creato, ho portato la montagna a casa. Dunque, sì, è da tanto tempo, come hai detto tu, che c'è questa bella collaborazione con Orobie. E tutto è iniziato dal fotografare, insomma, le nostre montagne, le nostre prealpi, le nostre Alpi poi. E quindi portare a casa questo bel ricordo attraverso una fotografia, quindi una fotografia paesaggistica oppure magari anche magari una fotografia delle nostre zone qua più vicino della città, una fotografia magari dei nostri colli, della nostra città alta. La tua passione com'è nata? La passione è nata tutto sommato per l'unione di queste due belle cose, la camminata, la voglia di stare in mezzo alla natura, ma allo stesso tempo anche la fotografia che forse stava iniziando proprio allora, e quindi queste due cose messe insieme hanno dato il via a questa grande passione proprio sia per la montagna che per la fotografia, ecco. Di recente hai pubblicato sul sito delle fotografie e anche qualche considerazione sul gigante di Luzzana. È stato molto apprezzato proprio perché in questo momento la forza di questa scultura, di questa roccia, ha un significato ancora più importante e toccante. È verissimo, ci troviamo così ad affrontare un momento particolare, e questo gigante così scolpito in questo ammasso di roccia che diciamo così bello severo, che esce fuori da questa vallata di Luzzana, mi ha dato proprio, ecco, così mi ha fatto pensare a questo momento e all'energia che diciamo sprizzava da questa scultura, che dobbiamo secondo me un po' incarnare tutti, nel senso dobbiamo trovare l'energia per poter continuare, per poter proseguire, per poter far fronte a questo tipo di problema che sta, insomma, un po' preoccupando tutti gli italiani, insomma. Tu segui molte gare, molte manifestazioni sportive, anche dall'atteggiamento, dalla costanza degli atleti, si può prendere esempio in questo momento di stop forzato e di necessità di unirsi. Esatto, anche quella è, diciamo, una passione che è nata non tantissimi anni fa, diciamo mi sono trovato così a collaborare con alcune associazioni dilettantistiche che mi hanno chiesto appunto di intervenire a livello fotografico nel riprendere
le corse in montagna o piuttosto magari anche le corse su strada. E devo confessarti che è una cosa che mi sta piacendo moltissimo, anche se io sono abituato ad andare piano in montagna, ad andare camminandoci, però ecco, questi atleti che scendono da questi sentieri, da queste mulattiere, da queste sterrate veramente a rotta di collo, e sprigionano energia e mi lasciano sempre a bocca aperta, quindi è una fotografia diversa da quella paesaggistica, perché logicamente la fotografia sportiva, nella fotografia sportiva bisogna cogliere l'attimo e quindi diciamo devi essere sempre pronto, però ripeto, è bellissimo vedere questi atleti, questi ragazzi più o meno giovani che appunto percorrono gli stessi sentieri che magari percorro io con tutta tranquillità, li percorrono con il massimo delle energie e sempre con il sorriso sulle labbra. Per far vedere ai nostri telespettatori, ai nostri amici di Orobie le bellezze che ci circondano, mostriamo alcune tue immagini della Via Valeriana tra lago e monti, scorci bellissimi. Esattamente, anche questo è un lavoro che ho fatto recentemente. Si tratta in realtà del sentiero agrituristico del lago di Iseo, quindi un sentiero di oltre 80 chilometri che percorre tutto l'arco del lago di Iseo, del nostro lago Sebino, sia sul versante bergamasco che su quello bresciano. È un percorso, diciamo, un saliscendi non a quote elevatissime, però che rimane comunque, diciamo, affascinante appunto per gli scorci che offre. E un tratto di questo percorso è appunto lo stesso, ricalca lo stesso percorso della strada valeriana sul versante quindi bresciano. Ed è veramente incantevole, è un percorso che naturalmente va fatto in magari tre, quattro giorni, dipende un po' da quanto uno vuole impegnarsi, ed è ricco veramente di tante belle cose da vedere, dai borghi che appunto cappeggiano attorno al lago, ma anche agli scorci su Montisola piuttosto che sulla Corna 30 Passi, e su altre bellezze che abbiamo tutto attorno, insomma. Lo stop forzato può essere anche l'occasione un po' di riguardare, di rispolverare il proprio archivio. Ci sono scatti e luoghi che tieni particolarmente nel cuore? Beh, io mi servirebbe uno stop forzato di anni per sistemare un po' tutto. Però ne approfitto per questi giorni sicuramente per dare una sistemata all'enorme archivio di fotografie che contiene il mio computer. Ho già iniziato a far questo. Devo dire che torno sempre a ripescare sulla nostra città alta, sui vari sentieri che attraversano i colli, ad esempio il sentiero dei monasteri che collega Astino a Valmarina, sul sentiero Ilaria, che diciamo invece tocca la zona più a ovest, verso Sombreno, il pascolo dei tedeschi. Quindi Città Alta e tutta la zona dei colli è sicuramente il mio punto di partenza. Poi io sono di Bergamo, quindi il mio punto di partenza anche per le varie escursioni che vado a fare nelle nostre vallate. Quindi sicuramente sì, sicuramente Bergamo, sicuramente Città Alta. Questi sono gli scatti che devono essere sempre lì, così, a portata di mano. Una bellezza quindi che ci deve avvolgere a maggior ragione in questo periodo. Grazie Christian. Grazie a te Cristina e un saluto a tutta la redazione. Grazie, gentilissimi.